l'esercizio di stamattina, se guardate con attenzione, se guardate con attenzione gli appunti, vedrete che io arrivo a scrivere questo, che sembra appunto il campo elettrico colombiano, però vedo a seconda di dove è il punto, se dentro o fuori. Se fuori, allora la carica interna si riduce alla carica della sfera. Se invece il punto è interno, la carica interna è minore della carica della sfera, e bisogna porsi il problema di calcolare quanta carica è dentro la sfera. La sfera matematica, la sfera bianca. Allora, il conto che abbiamo fatto stamattina era nell'ipotesi che la densità di carica fosse uniforme, e quando la densità di carica è uniforme, allora il campo elettrico all'interno della sfera cresce linearmente. Voglio che voi verificate, perché lo chiederò, che se per caso la densità di carica, per esempio, è lineare, quindi è meglio scrivere la, facciamo come abbiamo fatto stamattina. Questo è il caso della distribuzione uniforme all'interno della sfera. Invece io voglio che voi verifichiate che se per caso la densità è di questo tipo, ok, dove è lineare, allora il campo elettrico è quadratico. Il campo elettrico è quadratico, Jesse. Quindi se per caso avete questo tipo di campo, il campo è quadratico, la parabola è questa. Se invece è uniforme, allora avete la retta verificata. Tutto sta a calcolare la carica interna, tutto sta a calcolare questo. Se date un certo raggio, R piccolo, quanta carica c'è in una sfera dove la densità di carica cresce linearmente? È diverso? Fatelo, chiederò, potrebbe essere su uno scritto. Do it! No pain, no gain. La conoscete questa espressione? Perché viviamo in Italia. No pain, no gain. Cosa vuol dire pain? Quindi o soffrite un po' sullo studio o non andrete molto lontano. Questa è l'espressione che usano i culturisti, no? Se quando fate ginnastica non sentite un po' di dolore dei muscoli, non certamente questa, no? I muscoli. Ma non c'entra solo il muscolo, ma anche il cervello. Se non vi impegnate, se non soffrite un po', non riparerete. Allora, vorrei fare un altro esempio, che è molto importante, elettrici. Meccanici anche, perché è in programma questo, ma che un elettrico venga da me e non sappia questo è proprio imbarazzante. Che un meccanico venga e non lo sappia è comunque imbarazzante, perché deve superare l'esame, il mio esame, ma che un elettrico non lo sappia è proprio... Un meccanico, dopo aver fatto l'esame di fisica e magari qualche applicazione in un corso di misure elettriche o del genere, perché cosa fa, no? Cioè, gli strumenti elettrici e la tecnologia elettronica viene usata anche dai meccanici per misurare deformazioni, per mandare segnali, eccetera. Ma un elettrico che non sa questo è estremamente grave. Cioè, un meccanico potrebbe, dopo aver fatto corsi... Che succede?
Quindi un meccanico dopo un paio di anni che ha fatto fisica magari se lo può dimenticare perché non lo usa giorno per giorno, ma è un elettrico. Quindi io voglio discutere il caso di un piano, di una distribuzione di carica distribuita in un piano. Quindi non è più un punto, non è più una sfera, ma è un piano. Quindi dovete immaginare un piano. Siamo stanchi, però state zitti per cortesia, per favore. Dovete immaginare un piano. Immaginate un piano matematico, cioè che sia infinitamente grande o indefinito. Poi farò qualche commento. E immaginate che questo piano sia caricato in maniera, voglio fare il caso in cui il piano è caricato in maniera uniforme, quindi la carica è spalmata sulla superficie di questo piano. Abbiamo una distribuzione planare di carica, quindi la densità di carica che ci serve in questo esercizio è una densità superficiale, usiamo il simbolo sigma. Qualsiasi punto sul piano, per essere localizzato, ho bisogno di due coordinate, x e y, e io voglio che a priori la densità di carica potrebbe dipendere dal punto, variare da punto a punto, ma io voglio fare il caso specifico in cui la densità di carica sia una costante. Vedete che c'è il pedice, analogamente alla rho 0, il pedice 0 aveva lo scopo di ricordarvi che era una costante. Quindi voglio studiare il campo elettrico creato da una distribuzione di carica superficiale dove la carica è distribuita in maniera costante, quindi c'è un certo numero di coulomb al metro quadro. Quindi se io prendo un elemento di area qua di un certo numero di metri quadri e un elemento di area uguale qua della stessa area, la quantità di carica qui è uguale alla quantità di carica qui. Se prendo una forma tipo un triangolo e calcolo e misuro quanta carica qua e la divido per l'area, ottengo lo stesso numero che avrei ottenuto misurando la carica qua e dividendo per l'area di questo. È uniforme. Chi è che parla? Siete qua a seguire il corso o a studiare qualcos'altro? Eh? Allora siete ospiti. Quindi, per cortesia, comportatevi come ospiti. Dovete essere in totale silenzio. Se non riuscite a stare in silenzio perché il vostro modo di studiare è parlare, dovete andare in un'altra aula, non potete stare qua. Santa pazienza. Ok, adesso disegno il piano in visto di lato. Questo è il piano, ok? Che sia chiaro che è un piano molto grande. Usiamo per il momento un piano infinito, un piano indefinito, ho tanto piano a disposizione. E io voglio capire, immaginate che la densità di carica sia positiva, ok? D'accordo? Di nuovo potete immaginare di fare una vernice a base di qualche resina e nel versare la vernice dal contenitore sul piano c'è un imbuto di plastica e per strofinio la vernice si carica positivamente e quindi voi spalmate questa carica, questa vernice in maniera uniforme e avete una distribuzione di carica positiva uniforme. Io voglio sapere com'è il campo elettrico in questo punto qua. È un punto scelto a caso. D'accordo? Ho tanto piano qua, volete immaginare di essere di fronte a un piano indefinito. Allora, uno cosa fa? Dice, vabbè, uso il principio di sovrapposizione, no? Dico, magari allontano il punto così mi riesce un po' meglio il disegno. Il campo elettrico in questo punto sarà la somma vettoriale del campo elettrico creato da sorgenti che appartengono al piano. Si può chiudere la porta? Grazie, grazie mille. Ma tanto dire, viene da là o da là il rumore? Io non riesco a capire. No, è chiuso, però si sente. Qua c'è una carica.
qua c'è una carica, appartiene al piano, è una sorgente di un campo elettrico. Quindi creerà in questo punto un campo elettrico. E sappiamo, abbiamo capito che almeno finché siamo nel contesto elettrostatica, abbiamo capito delle cose, che la freccia che devo disegnare qua in questo punto, se il piano è se la carica del piano è positivo, io ho il versore UDR che è qui e il campo elettrico sarà una freccia che è nello stesso verso di UDR e sarà in questa direzione. Avrà un certo modulo che dipenderà da quanta carica sto considerando, dalla distanza del punto matematico della carica. Poi però io dico, ah, guarda che trova! Questo punto qui, dovete pensarlo tridimensionale, questo è il punto matematico, e individuate il punto che è la proiezione ortogonale di questo punto sul piano. Cosa vuol dire proiezione ortogonale? Dovete individuare il punto sul piano che è il punto che ha la minor distanza dal punto matematico. Questo punto qua, il punto a minor distanza, si chiama la proiezione ortogonale. Ortogonale vuol dire perpendicolare. Okay? Quindi, qual è la proiezione ortogonale di questo punto? È questo qui, track, ecco, perpendicolare. Questa è la proiezione, questo punto qua. Non lo voglio, lo voglio... È chiaro qual è, eh? Allora, guardate, questa sorgente qua, proprio perché il piano è caricato in maniera uniforme, ha un gemello. E il gemello è esattamente dall'altra parte del punto proiezione. Quindi questo è circa un righello, un po' di meno, quindi... Eccolo qua, questo è il gemello di questo, cioè c'è un'uguale carica dall'altra parte della proiezione ortogonale e dovete vederlo tridimensionalmente. Se io sceglievo questa carica qua, il gemello dov'è? È di qua, dovete un po' immaginare, un disegno un po' prospettico questo. Se io sceglievo questo punto, il gemello è di qua. Se io sceglievo questo punto, il gemello è di qua. Okay. Se scelgo questa carica qua, ha un gemello, eccolo qua. Se scelgo questa carica qua, ho un gemello. Quindi ho un righello più metà, quindi faccio così, e poi un intero righello, eccolo qua. È chiaro? Allora, cosa fanno questi gemelli, queste coppie di gemelli? Il gemello di questo è questo, dov'è? Eccolo qua. E quindi questo signore qui ha la stessa distanza dal punto matematico del suo gemello. Perché hanno la stessa distanza? Perché condividono questo, che è una distanza, è la distanza ortogonale, è la lunghezza della proiezione di questo segmento che va dal punto matematico che ho scelto a caso al suo punto che è la proiezione. Condividono questo perché è cosa io intendo per gemello, è esattamente uguale dall'altra parte alla stessa distanza, e quindi condividono le ipotenuse. Quindi la distanza del punto matematico da questa carica è uguale alla distanza del punto dal suo gemello. E quindi se io disegno una freccia così a rappresentare il campo elettrico creato da lui, la freccia che devo disegnare qua, creato dal gemello, ha esattamente lo stesso modulo, ovviamente ha la direzione che gli compete, che è questo qui. Quindi qual è la risultante dei campi elettrici creati da quei due gemelli? È una freccia che, se lo disegnate bene, fate la vostra bella costruzione e viene fuori la freccia che è così, se la fate bene, è una freccia che è lungo il segmento che va dal punto alla proiezione ortogonale. E dovete pensare a questa in tutti i sensi. Questa è solo una sezione, dovete immaginarlo anche qua. Questo qui avrà un campo che è in questa direzione, il suo gemello avrà un campo che è in questa direzione, e la loro freccia è lungo la direzione, il risparmio e il disegno, ma dovete immaginare che questa freccia è la risultanza di questi due. Ogni coppia, ogni carica ha un gemello. Il gemello è dall'altra parte del punto che è la proiezione ortogonale del punto matematico P. Ogni carica ha un gemello dall'altra parte. E quando fate il campo elettrico di questa coppia di gemelli, avete una freccia che è nella direzione
è sulla retta, è proprio, è di, dovete disegnarla sulla retta, sulla semiretta, sulla retta che collega il punto matematico alla proiezione. Quindi, questo è più vicino, d'accordo, ci sarà qua una freccia, chissà com'è, ci sarà una freccia così, ma una cosa è certa, se considerate il suo gemello, adesso io sto disegnando un po' troppo, il risultato di questo sarà pure in questa direzione. Quindi dovete capire che ognuno di queste coppie, la freccia è sempre in questa direzione, sempre. Poi voi avete il problema di sommare tutte queste frecce assieme. È quello che stiamo cercando di capire. Interessante questo fatto. Però voglio che sia chiaro una cosa. Che questo è vero perché il piano è molto grande, infinitamente grande. Perché se questo è un piano che non è infinitamente grande, finisce qui, immaginate, lo so, il piano, non è infinito questo. Il punto che è proprio qua, facciamo questo punto qua. Se io voglio sapere qual è il campo elettrico a questo punto, dico, ok, ecco una sorgente, tracchete, lui c'ha un gemello, certo che ce l'ha. Questo c'ha un gemello, certo che ce l'ha. Questo ce l'ha, certo che ce l'ha. Questo non ce l'ha. Non c'è una carica di qua. Il piano non è. Capito? Quindi il ruolo di pensare che il piano sia infinitamente grande, è essere certi che qualsiasi sorgente voi considerate, c'è un gemello dall'altra parte, perché il piano è sufficientemente grande da trovarlo. Quindi nascosto è in questo ragionamento che c'è un gemello è il fatto che il piano è veramente molto grande e qualsiasi carica ha da qualche parte un gemello. Se il piano è corto non funziona. A rigore l'unico punto, se questo è il piano, che è un piano reale, non un piano matematico. I matematici si inventano un sacco di bei concetti astratti, no? Una retta infinita, un piano infinito, un punto che non ha dimensioni. Sono concetti estremamente potenti, però noi dobbiamo cercare sempre di tenere i piedi per terra e noi possiamo dire che se questo è un piano, anzi, come piano, perché non pensiamo piuttosto di un tavolo rettangolare o quadrato? Pensate ai bei tavoli di certi caffè chic, che sono tavolini tondi, perché è più difficile ragionare. Questo è il vostro tavolino. E qual è l'asse simmetria? Tutti i punti su questo asse qua, tratteggiato, sono punti che sono equidistanti, cioè è un'asse simmetria in che senso? Che qualsiasi punto qui c'è un gemello dall'altra parte, qualsiasi punto c'ha il gemello. Ovviamente questo non vuol dire niente che deve essere rettangolare, circolare. Questo è un tavolo visto perpendicolare, questo è un asse che passa per il centro, eccolo qua, questo è un asse. Questo asse qui è un asse simmetria, nello stesso senso, l'ho disegnato molto male, voglio individuare il centro, facendo così, questo è il centro, un asse passante per il centro è di simmetria nel senso che sto intendendo io, qualsiasi carica che è di qua c'è un suo gemello dall'altra parte, qualsiasi carica qua ce l'ha di qua. Questo c'ha questo c'ha questo, no? Questo che passa per il centro è un asse di simmetria. D'accordo? Ma quello che sto cercando di dire è che solo i punti che stanno su un asse di simmetria potete pensare che il campo elettrico sarà così. Se voi considerate un punto che non è, come era qua, che non è sull'asse di simmetria, un punto che è di qua è evidente che proprio perché mancano i gemelli di queste cariche qui, questa carica qua che sta dicendo che c'è un campo in questa direzione non è controbilanciata da uno che è di qua. Quindi dovete già immaginare che la freccia che disegnerei qua, se facessi conto, avrebbe una direzione che non è questa. Ha sicuramente delle frecce, dei contributi che vanno in una direzione obliqua che non sono controbilanciate e quindi la mia risultante non sarà perpendicolare. La perpendicolarità io ce l'ho solo se ho un piano molto molto molto
grande. Quindi per un piano che non lo è, mamma mia come è disegnato male questo, se questo è perpendicolare allora il centro, questo è il centro. Per punti che sono qua, più vicini all'estremo, dovete immaginare che la freccia sarà ancora più inclinata. No? D'accordo? Invece per punti che sono vicini all'asse, dovete immaginare che non è proprio rigorosamente a perpendicolare al piano, ma è quasi, quasi perpendicolare. Più vi allontanate dall'asse, più sarà evidente che non avete la perfetta perpendicolarità. La perfetta perpendicolarità ce l'avete solo qui, questo è quasi perpendicolare. Quindi c'è una zona di punti dove le frecce sono abbastanza perpendicolari, fuori sono troppo poco perpendicolari. Quindi c'è una zona in cui potete dire sono quasi perpendicolari, con un certo grado di precisione io posso dire so di commettere un errore. Ma l'errore è piccolo, commetto un piccolo errore nell'asserire che questa freccia è perpendicolare, non lo è esattamente. Però se io voglio commettere un errore più piccolo, cosa faccio? Considero punti più vicini all'asse, d'accordo? Va bene, quindi teniamo i punti per terra. Se io ho un piano che non è infinito, sto considerando una zona, chiamiamola una zona fiduciale, dove con un certo grado di precisione asserisco che il campo elettrico è perpendicolare al piano. Non lo è esattamente, ma accetto un certo errore. E poi se qualcuno dice guarda che l'errore è troppo grossolano, allora scelgo punti una zona fiduciale più piccola. Questo è per tenere i piedi per terra. Ma torniamo al mondo della matematica, perché ci permette di fare tanti bei ragionamenti. Il mondo della matematica è che il piano è arbitrariamente grande, quindi qualsiasi sorgente è bilanciata da che parte. Cosa concludo? Che questo disegno lo cancello per rifarlo, perché è troppo compromesso con troppe frecce. E questo è il mio piano. Che in questo punto il campo elettrico sarà così, a 90 gradi. Che in questo punto sarà a 90 gradi, non so ancora il modulo, ma sarà a 90 gradi. In questo punto sarà a 90 gradi, qua andrà giù di là, perché questo è un piano positivo, qua da questa parte andrà su di là, quindi abbiamo capito che la freccia di qua punterà verso il basso, la freccia di qua punta verso l'alto, questo dovete capirlo da voi, no? Quindi in ogni punto, sia nell'emispazio sopra che nell'emispazio sotto, il campo elettrico è perpendicolare al piano. Per simmetria, per questo gioco di equilibrio, di compensazioni per quello che concerne le componenti orizzontali. D'accordo? Questo è un piano ideale, un piano infinitamente grande. D'accordo? Entro un certo grado di precisione varrà se voi siete vicini alla superficie e non e lontani da dove finisce il piano, se siete vicini all'asse simmetria. Adesso, qual è il modulo? Se io disegno liberamente una freccia qua, qual è il modulo della freccia qua? Che freccia disegno qui? Che freccia disegno qui? Questi sono punti matematici che hanno distanze diverse dal piano. Qual è il legame, qual è la dipendenza del modulo della freccia dalla distanza del punto matematico al piano? Non lo so, lo voglio esplorare usando la legge di Gauss. Uno potrebbe ingenuamente dire, beh, questo punto è vicino, quindi forse qua la freccia è più grande della freccia qui. Questo è il punto più lontano dei tre che ho disegnato, forse qua la freccia è più piccola. Vediamo, vediamo se è vero. Allora uso la legge di Gauss. Cosa dice la legge di Gauss? La legge di Gauss dice flusso attraverso una qualsiasi superficie chiusa del campo elettrico è uguale alla carica interna alla superficie diviso epsilon 0, il sistema interazionale epsilon 0 è 8,85 punto 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 per 10 alla meno 12 farad su metro. Cominciate a memorizzare questi numeri. Quindi io adesso disegnerò una superficie di Gauss.
e voglio vedere se riuscite a seguirmi. Mi interessa questo punto qua. Voglio dire qualcosa sul campo elettrico qua. Quel punto l'ho tracciato arbitrariamente. Deve essere, spero che sia chiaro, se questo è un piano infinitamente ampio, molto grande, cosa ha di speciale questo punto? Arbitrario! Cosa ha di speciale questo punto qua? Perché mi sono spostato qua? Ok, decido arbitrariamente di considerare questa distanza, ma questi punti che hanno la stessa distanza hanno lo stesso status. Status forse è una parola che non fa parte del vostro vocabolario. Hanno lo stesso diritto di dire che la freccia, per quale motivo, se io disegno una freccia qui a mano libera, per quale motivo un punto che ha la stessa distanza dal piano dovrebbe avere un modo, una freccia di modo diverso? Per quale motivo? Perché questo punto qua dovrei disegnarlo più piccolo? Cosa ha speciale questo per essere, per meritare una freccia più diversa da quella? È chiaro che se il piano è infinitamente lungo, qualsiasi punto sul piano ha lo stesso diritto di avere lo stesso uguale trattamento, no? Una specie di democrazia, c'è una simmetria. Qual è? Cosa vi dice? Per quale motivo questo punto dovrebbe essere speciale? E questo punto qua magari è molto speciale e ha una freccia molto grande. O questo è un punto assolutamente di nessun valore e gli do addirittura una freccia zero. Quindi qual è l'ipotesi più ragionevole? Che in assenza di qualche criterio per dirvi dove fermarmi, perché se è un piano infinito, io cammino e a un certo momento decido di fermarmi, ma se non ho un criterio per fermarmi, mi fermo a caso, è ragionevole pensare che la freccia qui, qui e qui abbiano tutte lo stesso modulo. Dire che hanno un modulo diverso fa sorgere la domanda, e perché? D'accordo? È nascosto in questo il concetto di simmetria per traslazione. Il piano è uguale lungo tutta la sua estensione. Quindi io parto da questa idea. Non ho un motivo per credere che abbiano valori diversi, quindi ipotizzo che abbiano valori uguali. Quindi questo punto, questo punto, questo punto, che sono tutti alla stessa distanza, hanno frecce dello stesso modulo. Quindi disegno la freccia così, quindi disegnerò la freccia uguale, quindi qua uguale, d'accordo? Quindi la mia superficie di Gauss che propongo, quindi io adesso sceglierò una superficie, superficie di Gauss, e lo scelgo io speciale per sfruttare al massimo la simmetria dell'esercizio, ok? Io sceglierò, poi subito sceglierò altre forme, ma la prima forma che propongo è per esempio una lattina di Coca-Cola. La superficie di Gauss è una superficie chiusa, ok? Quindi propongo una superficie messa così, dove ho un tappo messo parallelo al piano. Cercherò di spiegarvi adesso perché lo metto così. Il tappo è messo parallelo al piano, il corpo della lattina va così, e dall'altra parte, alla stessa distanza, metto l'altro tappo. Com'è il disegno? Alla stessa distanza metto l'altro tappo. Ma deve essere chiaro che non è necessario che la sezione di questo volume, di questa superficie Gauss sia cilindrico. Potrei fare una scatola, dove immagino di avere una parete rettangolare o quadrata, però con la faccia parallela al piano e ha dei lati dritti. È una scatola questa, perché adesso la scatola è chiusa. E l'altra faccia, l'altra chiamiamo tappo per estensione, questo è il tappo, questo è il tappo, questa è la parete laterale, questa parete laterale ha la sezione rettangolare, questa parte qua ha una sezione circolare. E dovete immaginare, ok? Potrei fare una forma triangolare. Guardate come sto disegnando queste forme. Cosa hanno? Potrei disegnare una forma a forma di chitarra. Non so disegnare, qua è una specie di violino. Shh.
La caratteristica di queste superfici che propongo è che hanno dei tappi e le superfici dei tappi sono parallele al piano, hanno i due tappi sono messe a distanze uguali dal piano e poi le pareti laterali che mi servono per chiudere il volume, io ho bisogno di un volume chiuso, guardate come sono messe, sono in qualche modo perpendicolari al piano, perpendicolari al piano, perpendicolari al piano. Per farvi capire perché ho messo le superfici di Gauss in questa forma, insistiamo sulla lattina Coca-Cola e vediamo se riuscite a capire questo no pain, no gain, no gain, no gain, no pain, no pain, no gain. Questo è come io propongo di fare. Cosa c'è di sbagliato a far questo? Cosa c'è di sbagliato a far così? Dovete essere capaci di capire dov'è l'errore. Questa è la cosa giusta. Questa è sbagliata. Questa è proprio... E se uno non capisce che questo è uno sbaglio, alla fine diventerà questo. Cosa c'è di sbagliato in questo e questo? E cosa c'è di giusto qua? Allora, ragioniamo su questo prima. Cosa sappiamo? Perché ho scelto intanto... Anzi, rispondo già dicendo cosa c'è di giusto in questi due, capite perché questo è sbagliato. Eh? Questo è quasi giusto, ma fa un altro errore. Ma l'idea è buona di mettere i tappi paralleli, perché tutti i punti del tappo hanno la stessa distanza del piano in questa oscillazione. Qua, questo punto ha una distanza diversa da questo punto. Invece qua tutti i punti hanno la stessa distanza. Perché hanno la stessa distanza? Io so che i moduli delle frecce sono uguali. Quindi in questo punto io disegnerò delle frecce, se disegno così questo, disegnerò questo così, disegnerò questo così. Ma cosa faccio di qua? Posso cancellare gli emoticons. Cosa faccio di qua? D'accordo, qua le frecce che disegnerei sono tutte uguali. Però questi punti sono a una distanza diversa da quella e quindi io non so ancora come riscalare le frecce, non so se per il fatto di essere più vicini la freccia è più lunga o più corta per qualche strano matematica, non so nulla, non so ancora la dipendenza del modulo dalla distanza, quindi mettendo questi punti a una distanza diversa io non so come riscalare il disegno. Invece qui sì, se disegno una freccia così, disegnerò tutte frecce e qua disegno frecce assolutamente uguali, perché questo tappo è stato furbamente da me messo alla stessa distanza. Qua io non so qual è il modulo della freccia. Qua la situazione è ancora peggiore, perché questi punti, essendo a distanze diverse, so che sono radiali, ma non so com'è la freccia, d'accordo? Anche sullo stesso tappo, inclinandolo, non so niente. Quindi il trucco, primo trucco è mettere il tappo parallelo, in modo che di sapere che tutte le frecce sul tappo sono uguali. Poi devo mettere l'altro tappo nella stessa direzione per sfruttare appieno questa cosa qua. Se il tappo è a distanza diversa, mi do la zappa sui piedi, non riesco ad andare avanti. Ma c'è un altro motivo per cui mi conviene far così. Anzi, vi faccio questo. Abbiamo capito che il mettere i tappi alla stessa distanza sia una buona idea. Ma facciamo in modo che questo tappo e questo tappo sono magari collegati con lati che hanno forma strana, tipo un vaso che si gonfia, dove il tappo del vaso, la base e il tappo sono uguali, ma il vaso invece da giù dritto fa la pancia. Qual è il problema qua? Perché scelgo che il lato vada giù dritto? Guardate qua,
L'elemento, siccome io voglio fare un flusso, no? Non dimenticate mai, e continuerò a farlo, continuerò a dire cos'è questo, perché così sarà imperdonabile non saperlo onorare. Cos'è un flusso? Un flusso è una stima di questo, è di dividere la superficie in tante aree, farle diventare vettori e poi fare il prodotto scalare tra il vettore della piastrella e il vettore del campo elettrico. Allora, se la superficie è chiusa, come sono queste superfici di Gauss, i vettori aree escono. Quindi, in questo punto qua, per esempio, l'elemento di area cambia colore. Il vettore che rappresenta questo elemento di area, come è messo? Va così. Com'è l'elemento di area qua? Va così. Com'è l'elemento di area qua? Va così. Com'è l'elemento di area va? Così. Qua così. Cominciate a intuire perché ha senso aver fatto così? Perché noi sappiamo per simmetria che il campo elettrico, come è messo, che colore facciamo? È terribile tirarli tutti fuori perché il problema è rimetterli dentro. E questo è un buon esempio di entropia, eh? Svuotarlo è facile, rimetterli dentro e mi costa molto più energia perché devo metterli dentro nello stesso modo in cui erano, perché se metto a caso poi non entrano, no? Il tappo lo si chiude. Il campo elettrico in questo punto qua, perché io voglio fare il prodotto scalare tra questo e questo, quindi considero questo elemento di area, ma com'è il campo elettrico giallo qua? È così, non so il modulo, ma una cosa so, che è perpendicolare al piano. Io non so quant'è, non lo so quant'è ancora, ma so che è perpendicolare al piano, quindi questi elementi di area che sono paralleli al piano mi darà un prodotto scalare zero. Invece qui il campo elettrico, una cosa so, non so il modulo, ma so che è in questa direzione. So che è in questa direzione. So che è in questa direzione. Vedete che ho dei prodotti scalari che non sono zero. Solo se ho i lati di queste specie di... in questo caso un cilindro, in questo caso lati... mi capite, spero, solo se i lati vanno dritti io so subito una cosa, che il mio che questa cosa qua la posso fare in tre contributi, tappo 1, tappo 2 e lato, quindi ho tre flussi, il tappo 1, tappo alto, chiamiamolo questo alto basso, tanto per fissare l'idea, tappo alto, è un po' un ossimoro, no? Brunetta, è un tappo? Un tappo alto, non è, solo si dice ossimoro? Tappo basso, e poi c'ho i lati. Evito di scrivere l'integrato, dai, ci capiamo, no? Allora, solo se i lati sono dritti e quindi il vettore area sui lati è parallelo al piano, solo così io mi ammazzo questo pezzo qua. Quindi, quel pezzo là è ammazzato qui, ma non è ammazzato qui e non è ammazzato qui. È chiaro? Quindi l'integrale su, come lo chiamo? Ho scritto lati, sì. I lati, i bordi di chiusura, perché ci capiamo, spero. I lati, qui è diverso da zero, qui è diverso da zero. Invece qui e qui erano zero, quindi questa è una scelta intelligente perché il lato è dritto. È una scelta intelligente perché ho messo i tappi dritti. Perché sarebbe stato stupido fare una cosa del genere, se questo è il piano, fare i lati dritti, ma poi con i tappi che non sono paralleli, no? Perché? Perché questi punti non hanno la stessa distanza. I lati, d'accordo, ma dovete capire. Poi, qual è lo sbaglio qua? È che ho messo il tappo a distanza diversa dall'altro.
Quindi, proprio perché in due tappi il lato non c'è, il contributo del lato non c'è, deve essere chiaro questo. C'è qualcuno che non capisce? C'è qualcuno che non capisce? Questo non c'è. Allora, attenzione, proprio perché io scelgo di mettere i tappi alla stessa distanza, io so, guardate cosa succede, su questo tappo qua, l'elemento di aria è così, no? L'elemento di aria esce dalla superficie. L'elemento di aria qua su è così. Quindi meglio farlo in rosso, per usare questo rappresenta l'elemento di aria, questo rappresenta l'elemento di aria. Qua il campo elettrico in questo punto è in questa direzione. Qua il campo elettrico ha lo stesso modulo. E vedete che sono paralleli, quindi il prodotto scalare è positivo sia sul tappo superiore che sul tappo inferiore. E quindi i contributi dei due tappi sono proprio uguali. Quindi tappo alto e tappo basso sono uguali. E scrivo che è due volte il contributo di un tappo. Adesso, qual è il flusso attraverso un tappo? Ogni freccia su un tappo ha esattamente lo stesso valore di E. E quindi, quando vedo questo come una sommatoria di E prodotto scalare delta AI, gli addendi lo facciamo, dai, stima due volte, sarà una delle ultime volte che lo faccio, quindi mi sto un po' stufando, no? E penso anche voi, perché quelli che stanno studiando, che pensano, hanno capito, quelli che non stanno studiando non pensano, non lo capiranno mai probabilmente. Questi sono tutti uguali, perché? Perché il tappo è messo parallelo alla superficie, quindi tutte queste frecce sono comuni. Uscirà dal, ovviamente tra l'altro, questi due avendo esattamente la stessa direzione, io lo posso scrivere così, no? Come due volte il valore comune alla distanza D, quindi chiamo V la distanza a cui ho messo il tappo, eh? Tutti questi punti hanno la distanza D dal piano. Per l'elemento di aria il prodotto scalare sparisce, no? Perché questi due, l'angolo tra loro è 0, il coseno di 0 vale 1. Ma questa roba qua, tutti i punti hanno lo stesso valore, esce fuori dalla sommatoria e mi rimane l'area. L'area di chi? L'area del tappo. Quindi questo è l'area del tappo circolare, questo è l'area del tappo rettangolare, questo è l'area di tappo triangolare e questo è l'area del tappo a forma di chitarra. Anzi, voglio che sia chiaro un'altra cosa. Supponete che qua su io abbia un rettangolo e metto a una distanza uguale un tappo di forma circolare, magari della stessa area. Come saranno i lati? Saranno dritti? No. Quindi se voglio che i lati siano dritti in modo da non avere il contributo del flusso dei lati, io devo avere la stessa forma, era quello che è implicito in quel disegno, adesso lo voglio esplicitare. Qualsiasi forma voi decidiate di usare per il tappo, dovete usare la stessa forma dall'altra parte, e questo perché? Per garantire che i lati siano dritti. Ok? Quindi, abbiamo capito? Cancello un po'. Abbiamo capito due cose, che dal punto di vista della fisica la legge di Gauss ci dice che l'integrale, il flusso del campo elettrico attraverso la superficie chiusa di Gauss, questa superficie qua, è uguale a 1 a Q
Q interno diviso epsilon 0. Dobbiamo decidere cos'è questo, ma questo per un attimo. Dal punto di vista della matematica, matematica ispirata alla simmetria, noi sappiamo che questo è uguale a quella roba là, a due volte il contributo di un tappo. E il contributo di un tappo è di una banalità estrema. È il campo elettrico su quel tappo moltiplicato per l'area del tappo. Ho due tappi, c'è il 2. Adesso eguagliamo questi due. Ma prima dobbiamo capire cos'è la carica interna. Quant'è la carica interna? La carica interna la faccio in qualche colore sgargiante? Questo rosa? Qua è la carica interna. 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 Cioè la carica interna è quella parte del piano che è l'intersezione della scatola di Gauss con il piano. Giusto? E quanta è l'area? Quanta è la carica che è qui? Quanta è la carica qui? Chiaramente, siccome il piano è caricato in maniera uniforme, sigma 0, la carica interna, la scrivo qua su, la carica interna, 1 su epsilon 0, la carica interna è... suspense... sigma 0 per l'area, qualunque forma abbia quell'area. Adesso eguaglio questi due, perché sono tutti e due uguali al flusso. Notate che questo è l'area della intersezione della scatola col piano. Questa è l'area del tappo. Sono ovviamente la stessa area. Quindi vedete, concludiamo che la dipendenza del campo elettrico dalla distanza del piano è uguale a sigma 0 diviso 2 epsilon 0. E l'emoticon più appropriato... Beh, qua c'è, sembra che ci sia una... Qual è l'emoticon più pertinente? Di stupore, secondo me. Cos'è? Come potrei fare lo stupore? Non c'è dipendenza dalla distanza. Non c'è. Se questo è il piano, il campo elettrico in questo punto è esattamente uguale al campo elettrico in questo punto, esattamente uguale al campo elettrico in questo punto, esattamente uguale al campo elettrico in questo punto. Non c'è una dipendenza a distanza. E io trovo straordinario che ogni appello, ogni anno c'è gente che era all'esame di fisica mia e non sa questo. Il campo elettrico di fronte a un piano infinitamente grande, caricato uniformemente, non dipende dalla distanza. La gente va, ma Coulomb, uno sulla distanza al quadrato, no. E un elettrico lo deve sapere questo, ma lo deve per il suo futuro di carriera. Il meccanico dopo l'esame se lo può anche dimenticare, ma un elettrico no. Io sono particolarmente nervoso, manderò via il meccanico, ma caccerò via malamente l'elettrico, che non sa questo. Attenzione, i meccanici verranno cacciati malamente se non, altro, se non sanno altre cose che pertinenti alla meccanica, Quindi poi il momento di inerzia, manderò via un elettrico che non sa cos'è un momento di inerzia, ma caccerò malamente un meccanico che non sa cos'è il momento di inerzia. Facciamo una breve pausa.